amici di Teatro Cult, siamo qui al Teatro Licantropo con Napoli in compagnia con Carlo Cercello, regista dello spettacolo Quartet. Allora Carlo, di cosa parla questo spettacolo? Non è semplice in poche parole spiegarlo, è comunque la riscrittura destoricizzata delle relazioni pericolose di Clodello della Clou. Forse tutti ricordano il film, il famoso film con Glenn Close e Malkovich, no? Praticamente Heiner Lull prende in prestito i personaggi di Valmont e di Merteuil per un gioco tutto novecentesco, perché sviluppa i temi più forti del Novecento: sesso, potere e morte. Riscrive quindi il testo in forma di commedia diciamo è un testo profondamente nihilista, perché Heiner Müller ha ovviamente una visione del, dico ovviamente perché rispetto a Bertolt Brecht lui vive la caduta del muro, vive il passaggio alla fine del socialismo, la caduta del muro, l'arrivo del capitalismo, e quindi praticamente vive soprattutto una demolizione culturale lenta, che ecco, e quindi diciamo è un testo che rappresenta un po' anche la fine di un certo, la fine insomma, il rappresenta quello che nel Novecento insomma è un po' andato a finire, poi questo teatro rituale che ha lasciato poi il posto invece sempre di più al teatro di rappresentazione, di spettacolo, mentre invece che fa Heiner-Müller? Mette su l'intenzione, è provocatoria, perché il teatro non deve unire, non deve suscitare polemiche, deve suscitare la particolarità del teatro, che tu devi guardare oltre quello che vedi, ascoltare oltre quello. Ecco, quindi tutto il gioco che fa, qual è? Quello di due attori che giocano a recitare le parti, non soltanto le loro parti, ma invertono i ruoli e interpretano anche la parte delle vittime. Quindi è un gran gioco di maschere, di teatro in teatro, tra l'altro nemmeno pesante, perché pesante diciamo secondo quello che in genere si intende quando si pensa ad un autore così così importante, anche così così impegnativo, perché ecco, appunto, scusami se ti interrompo, non essendo pesante come spettacolo, questo ecco può essere un può spronare i giovani ad assistere a questo spettacolo, quindi può spronare i giovani a venire a teatro. I giovani secondo me devono vedere questi testi, perché sempre meno li vedranno, nel senso che il teatro, diciamo soprattutto istituzionalmente, ha perso un po' il coraggio, no? Sì. di percorrere strade difficili, mentre invece tutti questi autori del Novecento, tantissimi autori del Novecento, hanno scritto il teatro per navigare per acque complicate, più difficili, perché il teatro è questo, è stimolo ad aprire il cervello, non a chiuderlo, e quindi i giovani avranno sempre meno occasioni, proprio perché c'è poco coraggio, c'è poca politica culturale in questo paese, cioè di vedere un teatro con un occhio diverso, cioè con l'occhio di chi deve guardare oltre quello che vede. Questo testo fa questo, ma soprattutto credo che la grande lezione di Heiner Müller è che lui ci lascia è questo testo fatto già tutto ricerca, tutto sperimentale dentro il testo. Cioè il testo è veramente tutto già.
c'è bisogno di evocare mondi o altro. Tutto il gioco del testo, il gioco del teatro nel teatro, è già scritto dentro questo testo. Quindi questo testo ha veramente un grande valore anche soltanto nell'ascolto, nell'ascolto di quello che c'è dietro il testo e dietro il teatro, perché il teatro è sempre così, il teatro è oltre quello che vedi e che ascolti.